Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore. Il mercenario, invece, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde. Egli è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore. Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Come il Padre conosce me, e io conosco il Padre, e offro la vita per le pecore. E ho altre pecore che non sono di questo ovile. Anche queste io devo condurre. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io offro la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso, poiché ho il potere di offrirla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre mio». Il buon pastore Gesù è attento a ciascuno di noi, ci cerca e ci ama rivolgendoci la sua parola, conoscendo in profondità i nostri cuori, i nostri desideri, le nostre speranze, come anche i nostri fallimenti e le nostre delusioni. Ci accoglie e ci ama così come siamo, con i nostri pregi e i nostri difetti. Per ciascuno di noi Egli dà la vita eterna, ci offre, cioè, la possibilità di vivere una vita piena, senza fine. Inoltre ci custodisce e ci guida con amore, aiutandoci a attraversare i sentieri impervi e le strade talvolta rischiose che si presentano nel cammino della vita.